Il progetto consiste nel realizzare appunto un laboratorio per i ragazzi collocati nelle nostre comunità, comunità Jonathan e Oliver, ragazzi dell'area penale, un laboratorio videofotografico. È un progetto che per noi ha una valenza molto importante perché è un progetto sia educativo, perché aiuta i ragazzi a crescere, ma anche ha dei contenuti formativi molto forti. E infatti ad esempio abbiamo un ragazzo che è diventato un fotografo professionista, ha fatto una delle prime edizioni del laboratorio fotografico e adesso un fotografo professionista. Spesso e volentieri si pensa all'impresa come un'organizzazione volta a creare profitto o valore azionario, che è l'obiettivo fondamentale di un'impresa, però bisogna ricordare che un'impresa alla fine è un'organizzazione che nasce in un tessuto sociale e che crea valore innanzitutto creando opportunità di impiego per i propri dipendenti, ma in secondo luogo nell'interazione con questo substrato sociale può anche andare oltre quella che è la sua missione principale. Quando si riesce a fare questo si crea un circolo virtuoso dove si crea economicità e quindi valore economico, ma valore sociale al contempo. Penso che semplicemente un contributo economico sia un modo per sgravarsi da qualcosa che bisogna fare, ma poi diventa solo un finanziamento, non aggiungere esperienza che soprattutto in percorsi di riscatto sociale può valere anche di più del mezzo economico messo a disposizione. Per questo noi come azienda per un periodo di tempo ci siamo chiesti: ma come possiamo fare a mettere in campo non soltanto un supporto economico ma anche le nostre competenze e le nostre persone? Ed è stato proprio incontrando Jonathan a Napoli, dove questa associazione si occupa di percorsi di recupero di ragazzi che hanno avuto una vita terribile, scoprendo che questi ragazzi come primo percorso per la loro riabilitazione sociale devono imparare a raccontare il loro disagio, che spesso non sapendo né leggere né scrivere non possono raccontare o scrivere con le parole, nella fotografia hanno trovato un veicolo per condividere questo loro disagio. Questo è un modello di responsabilità sociale, è un modello che nasce, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare le imprese tanto tempo fa. Questo lavoro su questo modello l'ha creato Olivetti, poi altri imprenditori l'hanno fatto proprio. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Vittorio Merlone, presidente dell'Indesit, che in uno degli incontri che abbiamo avuto ci ha detto una cosa che è bellissima, ci ha detto: non esiste valore economico se non esiste valore sociale del territorio, per cui le imprese fanno profitto però devono poi contribuire alla riqualificazione e al benessere del territorio dove operano. Questa è responsabilità sociale.